Vivo qui già da 6 anni. Se me lo chiami vivere, questo stare rinchiuso è strano, lasciatelo dire. Non puoi sollevare una zampa senza che qualcuno ti sbatta fuori a calci. E non puoi neanche andartene in giro ad annusare in caso tu sperassi di dissotterrare ossa sepolte. No, signore, le ossa sepolte sono qualcosa che il mio padrone non vuole siano dissotterrate. E quando suonano l'inno nazionale non ci si aspetta che io ululi. Insomma, non c'è aria fresca qui fuori. Il mio padrone tiene un sacco di discorsi per giornalisti accreditati, leccapiedi assortiti. Io te lo dico, non è un posto per un cittadino che si rispetti come me. Io ho la piastrina di riconoscimento, come quelle che portano i soldati. Così possono sapere chi è chi ogni volta che qualcuno torna a casa in una cassa da morto. E il mio padrone mi appende una specie di croce santa attorno al collo per scacciare le mosche, credo, ma non funziona. Ti dico che è una vita da cani qui. Ma il mio padrone non tollera cani arroganti, così cerco di adeguarmi e gli lecco anche le scarpe di tanto in tanto, proprio come fa ogni scimmia quando vede un'altra scimmia che lo fa. E ho una certa mia posizione qui, sono ufficialmente un cane da guardia, sempre allerta per fiutare qualche terrorista nella catasta di legno. Riconosco un terrorista quando ne annuso uno. Devi credermi, perché ne ho fiutati molti qui dentro, anzi, lasciatelo dire, baby, devo dirtelo, baby, devo confessarlo sottovoce agli americani. Quando gli lecco le scarpe, anche il mio padrone mi sembra un terrorista.